Ciao a tutti bellissimi, ben ritrovati nel Survi. Oggi ringraziamo Gabriele per questa bellissima fan art che ci ha fatto le nostre faccine, come al solito, che ce le fanno tutti, e i blocchi di Minecraft di Dirt. Grazie mille, Gabriele. Oggi, ragazzi, dato che nella scorsa puntata abbiamo concluso più o meno questa parte, quella sotterranea, ci dedicheremo a fare le stazioni, cioè le stazioni, vabbè, avete capito, le fermate, ecco. Esatto. Qui avevamo fatto il nostro prototipo di fermata, però prima di tutto dobbiamo togliere questi blocchi che sono brutti. Avevamo detto che la volevamo fare aperta, ragazzi, come sì. fermate normali, però non sappiamo quali materiali utilizzare, però io direi legno, no? Esatto, cioè, usavamo il legno normale come colonne. Sai, questo qua tipo di quercia che ho in mano, così, esatto, per farlo. E poi avremmo fatto il tetto, boh, in lastre, scalini. Tipo casetta, casetta, ma senza muri. Esatto, però senza muri. Perfetto, ok, esatto. Allora. Quindi dobbiamo togliere tutta sta roba. Esatto, magari lascia giusto le colonne così ci ricordiamo le dimensioni, sì, perché secondo me vanno bene. E cosa dici? Utilizziamo il legno di quercia scura? Perché questo... Sì, io non ce l'ho, quindi va bene quello. C'ho di nuovo il salto automatico, come ogni santa volta. Ok. Opla. Allora, da quanto ho letto nei commenti, ragazzi, volete tutti il salvataggio con la ferrovia completa, come era ovvio, dai, alla fine. E niente, noi ci sbrigheremo, come vedete stiamo già andando al 1000 all'ora per cercare di farvi questo mondo il prima possibile, renderlo disponibile in download. In molti ci chiedono anche se lo rendiamo disponibile anche per PE o PlayStation o Xbox o qualunque cosa sia. Sì. Il problema, ragazzi, è che questa versione è per PC, noi non possiamo convertirla in un altro formato per un'altra console. Già. Cioè, almeno non penso esista. No, non penso neanche io perché non l'ho mai visto, quindi a meno che non ci mettiamo a rifare tutto quanto l'ARI per Minecraft PE o per la Ma non Play. Ce l'abbiamo noi in Minecraft PE, ragazzi, questo è il problema. No, dico, nel caso ce l'avessimo dovremmo metterci a rifare tutto quanto e poi metterlo in download, però io è un po' impossibile. Io lo faccio in Creative, però, cioè, infatti, non ci metto più altre 100 e passa puntate. Non siamo arrivati ancora al centesimo. Però insomma, no, è la 98. Allora, le colonne le abbiamo fatte. Io farei tipo degli scalini rovesciati, giustamente. Tipo per collegare le colonne, capisci? Ah, ok, ho capito. Sì. Perché sì, non sì. So se utilizzare cancelletti, perché sai che potremmo utilizzare anche i cancelletti. In effetti, no, forse è meglio no. I cancelletti, sai? Tipo, facciamo in questo esatto, modo. Esatto. Un attimo rustico, ragazzi. Fai i cancelletti e poi un blocco sopra i cancelletti, ma uno verso l'esterno. Fai gli scalini, come se fosse un tetto. Esatto. Però magari scalini chiari, non scuri, perché se già il tronco sì, di per fare un attimo di contrasto. Esatto. Vado a prendere della legna, che tanto ce l'abbiamo. Va bene se deposito. Metto una sabbia delle anime così per collegare, perché non ha senso, però va bene. No. Vorrei venire a prendere anche delle cesoie per mettere, che ne so, delle foglie, come decorazione, perché sennò viene abbastanza triste. Boh, io prendo un po' di... Ah, cancelletti. Ci sono cancelletti di betulla, già fatti. Vabbè, prendili. Prendiamo. Ah, tra l'altro qui c'è quercia scura, abbiamo della lana. Sto guardando un attimo che materiali abbiamo anche da queste parti, perché... Non lo so, sono sparsi probabilmente comunque. Ce ne servono. Sì, quello ho notato. Ah, tra l'altro è vero che, se non sbaglio, c'ho del ferro dietro, infatti. Io non so dove sono le cesoie, ce le ho sempre io le cesoie. Vabbè, falle, scusa, sul moment. Toh, allora. Ok, allora, vado a depilare un albero, ragazzi, arrivo immediatamente. La striscia di terra che hai fatto è dove dovrebbe esserci il cancelletto, giusto? Sopra. Sopra, ok, sì, perché volevo... Perché sai che i cancelletti non si possono mettere se non hanno un supporto per quello sotto, ho chiesto, ecco. Per quello. Ok, bene. No, oddio, sono scemo, sì. Colleghiamolo in orizzontale, Vlad. Morendo. Complimenti. Come viene, come viene, viene. Cioè, tanto, schifo, in teoria sai che dovrebbero essere praticamente tutte uguali le stazioni nel caso, quindi sarebbe un copia e incolla. Quindi cerchiamo di farlo al meglio possibile, perché sennò faranno tutte schifo. Faranno tutte schifo. Ok, fatto i cancelletti. A sto punto, però non al banco da lavoro, lo farò qui sul momento. Sarà il 30° banco da lavoro. Devo raccogliere tutti i blocchi di terra, no, raga, siamo pieni di roba. A sto punto, visto che sono già qua su, faccio il tetto. Le scale, esatto. Pensavo di farlo così. Un blocco sopra il cancelletto e uno all'esterno. Magari Vlad non sbagliare ogni volta, perché ok. Già bene. È difficile di per sé. Scalino in questo modo. No, l'ho messo al contrario. Ragazzi, queste puntate sono pre-registrate, quindi l'ho messo di nuovo.
Quindi se vedete che stiamo facendo, non so, delle cose strane oppure non sta rispondendo ai commenti o una roba del genere, sappiate che sono preregistrate per Esatto, colpa di di qualche Todd. giorno. Vabbè, sti Ma le mette zii. sempre. No! Basta, un cavolo. Sono in una situazione in cui sto sbagliando in continuazione, gli scalini mi cadono, non è che li raccogli. Finalmente ce l'ho fatta. Dov'è il banco da lavoro? Vabbè, l'ho È preso qua. lassù, tra gli Lassù, alberi. bene. Possiamo mettere tipo dei pozzetti di lava così nel caso Perché? dovesse androppare la roba. Eh sì, Perché tipo c'è del troppa cestini, roba vero? Sì, inutile. sì, sì. Vabbè, vai alla forgia e togli. Vado, vado, raga. Sono piena di spazzatura. No, Veramente. io ho l'inventario per metà pieno, ma ogni volta dico, ma me li tengo tipo l'acciarino, la freccia, il piccone, la spada, lo Ma scudo. ghiacciarini ne abbiamo 5. Cioè, cosa ci Lo so, facciamo? ma in ogni caso, sai, metti che piove o devi accendere un Guarda quanta fuoco. spazzatura. Abbiamo tanta di quella roccia che ci basterà per altre La 200 sabbia, la puntate, sabbia. tipo. Sabbia, terra, lasciamo stare. Sì, esatto, cioè grazie a questo tunnel che abbiamo fatto, praticamente la miniera, ora come Non ora, serve un non la tubo. tocchiamo. Esatto. Cioè, oh mio Dio, sta diventando noce. Fammi finire almeno Ma che terra sta che riga di tetto. Io ho fatto due livelli, ne farei ancora uno, forse. è? Sì, fanne ancora uno. Ancora Prossima volta uno e fate poi nel quello. coso centrale che rimane libero, lastre. E mi hai chiuso la Lo porta. Che so, lo simpatico! so. Che simpatico! Basta. Ogni volta. Fammi un attimo mangiare. Dove sei? Ti ho perso. Sono nel deposito, ho preso altro materiale perché l'avevo finito. Mi dà fastidio qua, che si vede tipo tutto il muro. Te tutto dà fastidio, mi dà fastidio le scale troppo aperte, mi dà fastidio la Oh, ma è staccionata, vero! Cioè, sembra che sia incompleto. Cioè, guarda un attimo. Vabbè, tu Aspetta, finisci, non è poi ti ancora faccio finito il mio vedere. tetto, cioè per quello che è incompleto. Adesso che c'è il mio No. tetto, è Aspetta completo. che ti tolgo il banco da lavoro qua, che è inutile. Sì, lo so. Ok. Vedi? Ok. Cioè, non so, magari uno entra qua, però sembra che sia un cantiere. Perché si vede tipo tutto il muro di terra dietro, non so. Ah, potremmo farci una sorta di muro, praticamente coprire. Sai che qua c'è dietro la recinzione, togliamo sta recinzione e facciamo un muro di mattoni di pietra, Magari magari. togliamo semplicemente le foglie. C'ho anche il legno d'abete se vuoi utilizzarlo. Legno o assi di legno? Delle assi, vabbè. Non dici Ma sai cosa che... potremmo fare? Cioè, appunto, facciamo una roba del genere. Utilizziamo il legno È d'abete. quello che Perché sennò. intendevo. Sì, vabbè! Se sbaglio! Questo modo! E che ne so, ci mettiamo. Boh, dei quadri come se fosse la Sì, mappa. esatto. Ah, una mappa della linea sarebbe stata figa avercela, però... Vabbè, ciao. O magari facciamo... Sai cosa? Scusa, vado a vedere quanto era grande quella mappa. Facevamo una copia di quella mappa e la ficcavamo lì sul muro. È un po' troppo Anche. grande, forse. Però come fai a fare una copia? Dovrei fare una copia di... Cioè, prendo ogni pezzo di mappa di quella lì, la metto nel banco da lavoro e mi fa un tot di copie. Quindi quello Ah, non è un ok. problema. Però non penso ci Ecco, stia. tipo, già qua, Non lo so. secondo me è meglio. Sì, è meglio, è più civile. Ora non ci resta che rifarla per Si altre vede la tre pienezza. volte. Semplice, niente di che. Fa schifo, però fa lo stesso. Schifo. E raga, è una È una fermata, fermata, in Fermate non è che effetti. sia. L'importante è che abbiamo fatto la stazione Oh. principale bella. E quella ci sta. Esatto. E... Queste sono quelle là dei Esatto, queste poveri, sono cioè. quelle tanto per. Quindi va bene, dobbiamo fare un altro al mercato là dietro. Ma Uguale. senti, io faccio una e te fai Sì, l'altra, se no non finiamo più, assolutamente. ok? Ok, perfetto. Perfetto. Bene ragazzi, come vedete abbiamo concluso. Questa è stata l'ultima stazione che abbiamo costruito. Come vedete è stata quella anche un È po' più stata qua, complicata. esatto. Perché uno non ha le torce, perché le hai Vabbè, tolte, va sì, bene. no. Mettiamole Qua qua. abbiamo detto iniziamo prima dalle scale Sì. perché qua c'è una collinetta, quindi abbiamo detto proviamo prima dalle scale per non finire che magari scaviamo la scala da sopra e finisce chissà dove. Quindi abbiamo fatto la Esatto. scala, è arrivata qua ed è venuta giusta, insomma, in mezzo alla collinetta. Poi però abbiamo detto facciamo sta stradina, questa qui con le scale, perché è ovvio che la collinetta non è che ti ci arrampichi sopra, devi avere delle scale per salire, quindi va bene così. E appunto Tra l'altro questa è questa... la miglior stazione come Come visuale, esatto, diciamo. questa è quella un Avete po' visto? più... Abbiamo messo qua una bella panchina angolare con un po' di Tavolina. tavolino. Mamma mia, raga. Questa però c'ha veramente una bella vista, devo ammetterlo. Questa c'è una bella Poi posizione. passiamo a quest'altra. Là, ci sei? Ah sì, Dietro di andiamo a me? quella del mercato, va bene. Sì, esatto, quella del mercato. Che vedete, ragazzi? Oppa! Ok. Mi sono mozzata, no scherzo. Allora, questa è un po' più sempliciotta, è stata anche questa abbastanza facile da fare, niente di che, anzi, le scale sono state veramente easy, raga, perché vedete che qua si conclude.
qui arrivi, ti prendi il carrellino e parti, mentre quella che è stata dovuta un attimo modificata, appunto, è questa dalla fortezza, che abbiamo dovuto un attimo modificare le misure, perché come vedete è semplicemente composta dalla scalinata ed è un po' più piccola, insomma, perché non è 8 ma è 5, tipo, non lo so, però qua non ci stava praticamente niente, quindi abbiamo detto vabbè, facciamo giusto la scala, solo scalinata e va bene così, sì, tanto è una fermata piccola. Ovviamente vi starete chiedendo dove sono il resto delle stazioni. Allora, abbiamo fatto queste proprio per concludere la ferrovia sotterranea, poi le altre stazioni saranno fatte appena riusciremo a fare anche la ferrovia, la B. Diciamo, sì, inizieremo la linea 2, insomma, faremo le stazioni anche di quella. Però questa, a parte qualche piccolo dettaglio, direi che è finita. Mancano, sì. Vabbè, mancano le mappe nelle stazioni, sempre se ci stanno, bisognerà vedere. Oltre che le mappe nelle stazioni, va bene così, nel senso, sì, perché sì, non già credo così che va ci benissimo. Sarà tutta. Cioè, ora mi voglio fare un'idea di quanto è grande la mappa. Tra l'altro questa era solo un pezzo, ora dovremmo pure allargarla e rifarla, bla bla bla, però... No, anzi, questa è pure troppo grande, sai, dovremmo fare solo... 1, 2, 3. No, dobbiamo farla lunga 3 blocchi e alta 1, 2, 3, 4. 3x4 deve essere la mappa, perché la parte che c'è in cui non c'è niente, insomma, non ce ne frega quella nella stazione. Quindi 3x4 dovrebbe starci. Ah no, se parte dal basso magari, ma... Se parte dal basso sì. Però tipo in altre mi sa che nemmeno non ci sta, sai? Non lo so. Quella della fortezza vedere. Sicuramente no. No, esatto. Poi altre cose che dovremmo aggiungere sarà l'illuminazione. Sì, le illuminazioni, poi appunto questi vari circuiti, vedere un attimo come spostare il binario, tutte quelle robe. Vabbè, questa è una cosettina facile, quindi... Però abbiamo... Però ragazzi, speriamo che la puntata comunque vi sia piaciuta. Qui nel caso droppate un grandissimo like, iscrivetevi se non l'avete fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!